via parecchio, do una mano a tagliare il pane, a smistare la mozzarella, a fare le porzioni, senza troppi giri di parole o frasi fatte. Penso che se si sente, come dire, la necessità di condividere, penso sia giusto farlo, e questa è una bella occasione davvero. Le etichette spesso ci tengono a distanza, questa è la cosa brutta, invece in questa occasione di Natale si superano le etichette e tu ti puoi tranquillamente mescolare l'uno con l'altro senza guardare alle posizioni sociali e essere persone, tutto qua. 850 pasti e 200 volontari per il tradizionale pranzo di Natale organizzato come sempre nella Galleria Principe di Napoli dall'Associazione Amici della Galleria a beneficio delle persone più bisognose della città. Sono felicissimo di stare anche quest'anno in Galleria la ventunesima edizione di questo pranzo di beneficenza. Un grazie ai nostri sponsor istituzionali, Comune di Napoli, Sindaco e all'assessore Clemente, e anche a tutti i nostri sponsor economici, Acque Campania e Banca di Credito Popolare, e ai nostri ospiti che quest'anno sono sempre tantissimi e ogni anno cerchiamo sempre di migliorarci. Naturalmente la perfezione non la raggiungeremo mai, però siamo contenti che oramai è una festa. Stanno questi amici di La Radiazza che stanno suonando dalle 9:30, poi c'è il coro degli Arabas, i 1000 pacchi dono riempiti di ogni bene, e un augurio di buon Natale a tutti quanti. Ne abbiamo bisogno tutti quanti in questo momento. È un segnale questo importante, con le associazioni, col mondo dell'impresa sensibile, con il Comune di Napoli, così come le tantissime iniziative che ogni giorno si fanno a Napoli per i più deboli, che le fa il Comune, che fa il mondo del volontariato e dell'associazionismo. C'è ancora tantissimo da fare. Questa è una città solidale, una città che vuole eliminare le distanze tra le persone che hanno situazioni economiche e sociali completamente diverse. Insomma, vogliamo provare ad attuare, anche senza risorse economiche e tra mille difficoltà, la giustizia sociale e anche la giustizia economica. Quindi c'è tanto da fare ancora a Napoli per i poveri e per i deboli. Il pensiero del Comune di Napoli e l'impegno di tutta la Giunta è per i più deboli, affinché possano trascorrere un Natale sereno e affinché soprattutto ogni giorno ci sia un'accoglienza sempre più forte e sempre più calda nei confronti degli ultimi.